La diga del Vajont venne costruita fra il 1957 e il 1960 nel territorio del comune di Erto e Casso, Pordenone, lungo il corso del torrente Vajont. All'epoca della sua costruzione era la diga più alta del mondo. Il 9 ottobre 1963, alle 22.39, una frana si staccò dal monte Toc. 270 milioni di metri cubi di roccia piombarono alla velocità di 108 km all'ora nel bacino artificiale sottostante creato dalla diga, provocando un'onda di piena che superò di 100 metri in altezza il bordo della diga. Quell'onda in parte risalì il versante opposto, distruggendo tutti gli abitati lungo le sponde del lago, nel comune di Erto e Casso. Più di 25 milioni di metri cubi d'acqua, invece, scavalcarono la diga, riversandosi nella valle del Piave. Acqua, fango e roccia precipitarono sull'abitato di Longarone e sui paesi limitrofi, spazzandoli via. Le vittime di quella tragedia furono quasi 2000. Una tragedia la cui possibilità è già stata preventivata da esperti prima che la diga venisse eretta. Ma l'uomo non si fermò. Il progresso, le grandi opere, gli interessi economici di alcuni non dovevano essere ostacolati. E la natura, non rispettata, si ribellò, con conseguenze drammatiche. A 50 anni dal disastro del Vajont, una cicatrice indelebile per le comunità che vivono in quelle terre, sabato 5 ottobre, parlamentari e attivisti del Movimento 5 Stelle andranno alla diga del Vajont e incontreranno cittadini e istituzioni della valle per onorare le vittime, ascoltare le testimonianze e imparare dalla storia, per fare in modo che fatti del genere non debbano avvenire mai più.